Il 15 ottobre si avvicina e le proteste contro la tessera verde non si fermano. Una settimana questa cominciata con lo sciopero generale dell'11 ottobre e il blocco del porto di Genova del 12. In previsione uno sciopero ad oltranza di almeno 5 giorni a partire dal 15 ottobre. La lotta più accesa è quella dei portuali di Trieste, ai quali si sono aggiunti quelli di Genova, Napoli e Gioia Tauro, che hanno minacciato già il 28 settembre scorso il blocco del porto a partire appunto dal 15 ottobre. Il governo ormai si sta rendendo conto che il ricatto del Green Pass non sta dando i risultati attesi, perché chi ha deciso di non vaccinarsi non ha assolutamente cambiato idea. Dal 16 settembre, giornata in cui è stato firmato il decreto legge 127, ovvero il Green Pass per lavorare, sono aumentati i tamponi e non le vaccinazioni. In risposta ai portuali di Trieste e non solo, il gabinetto del ministro degli interni Lamorgese ha inviato ieri 12 ottobre una circolare a tutti i prefetti d'Italia. Leggiamola assieme. Circolare 15.350/117/2/1. Roma, data del protocollo. Ai signori prefetti della Repubblica, loro sedi. Ai signori commissari del governo per le province di Trento e Bolzano. Al signor presidente della Giunta regionale della Val d'Aosta, Aosta. E per conoscenza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, segreteria del Dipartimento, sede. Oggetto. Decreto legge 21 settembre 2021, numero 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Si fa seguito alla circolare di pari numero e oggetto dell'11 ottobre ultimo scorso. Al riguardo, nel ribadire le indicazioni ivi contenute, preme evidenziare che le soluzioni organizzative temporanee prefigurate nella citata circolare sono intese a dare una risposta speditiva a situazioni di grave difficoltà che potrebbero interessare gli operatori della filiera della logistica in ambito portuale e hanno quindi la precipua finalità di evitare nell'immediatezza conseguenze altrettanto critiche per il settore e per il relativo indotto economico. In tale quadro, gli operatori economici, onde dare continuità alle attività del settore, potranno valutare nella piena autonomia ogni possibile modalità organizzativa ai fini dell'acquisizione del Green Pass da parte dei dipendenti che ne siano sprovvisti. Si ringrazia per l'attenzione. E poi la firma del capo del gabinetto. Da notare due cose importanti. Primo, il governo si sta rendendo conto che il danno da Green Pass per l'economia potrebbe essere immane, visto che con il blocco dei porti si fermerebbe quasi tutto. C'è inoltre l'ammissione da parte del gabinetto del ministro che la tessera verde non è un provvedimento sanitario. Se il problema fosse stato il contagio, l'economia sarebbe passata in secondo piano, e invece no. Questo fa crollare il presupposto dell'introduzione di tale certificazione, presente nel decreto 127 e non solo. Vediamo. Questo è l'articolo 3 del decreto 127, il Green Pass per lavorare, che si intitola Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato. Ho evidenziato la parte che a noi interessa, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Quindi l'introduzione del Green Pass per lavorare, secondo il decreto, ha il fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Quindi cosa c'entra la crisi economica? Viene detto inoltre che è possibile fare qualsiasi cosa a livello organizzativo per far sì che i lavoratori sprovvisti di Green Pass possano acquisirlo. Quindi cosa capiamo? Tamponi gratuiti e poi?
Sarebbe importante saperlo. Secondo, c'è una grossa discriminazione nei confronti degli altri lavoratori, che invece dovrebbero ottenere il Green Pass con il tampone a pagamento. Come si suol dire, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. E così le leggi scritte senza logica crollano nelle mani degli stessi legislatori. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.